Benvenuto Oier, innanzitutto sei contento di essere arrivato ad Udinese? Sì, bueno, credo che al final. Credo di aver sentito l'esigenza di questo, di andare via da dove ero per provare un'esperienza nuova. Pensavo che questo fosse il posto migliore per farlo e questi primi giorni me lo hanno confermato. Sono contento. Con questi primi giorni sto molto contento. Cosa hai pensato quando il tuo procuratore ti ha detto dell'interesse dell'Udinese? Quando ho deciso di cambiare squadra, l'Udinese è stata la prima a interessarsi e mi ha voluto fortemente. Questo mi ha convinto ad accettare la proposta e sono contento della decisione che ho preso. Sì, la verità che sono molto contento con la decisione. È una bella avventura, ma non è stato semplice lasciare Bilbao. Sì, bueno, sì che se fosse un'esperienza nuova e un'avventura per me. Proprio per questo volevo un'esperienza nuova. Non ho mai lasciato Bilbao, ho iniziato a giocare lì da quando avevo praticamente 10 anni. Sentivo perciò questa necessità di provare una cosa nuova fuori da Bilbao, fuori dalla Spagna. E ripeto, questi primi giorni qui mi fanno pensare di aver fatto bene, perché questa scelta mi aiuterà tanto per il futuro. È una decisione molto buona e che mi va a aiutare molto per il futuro. Nei Paesi Baschi il senso di appartenenza è alto, sì. Tu hai fatto tutte le giovanili lì, sei cresciuto praticamente sempre nell'Athletic. Sì, ahí hay un sentido eso de pertenencia y de responsabilidad muy alto. All'Athletic il senso di appartenenza e di responsabilità è altissimo. Questo ha reso ancora più difficile andare via, ma sentivo che farlo era quasi necessario. Dovrò sempre ringraziare quelli del Bilbao, perché quello che sono diventato come giocatore e soprattutto come persona lo devo tutto a loro. Come persona è grazie a loro e devo agradecerselo. All'inizio della tua carriera hai fatto un prestito al Baskonia, società controllata del Bilbao. Sì. Com'è stato giocare lì in prestito? Sì, bueno, fue un año bonito. Fue pues ese paso de juvenil a amateur, se hizo duro. A Baskonia è stato un buon anno, era il passaggio di uscita dalle giovanili al calcio che conta, dove il risultato comincia a importare parecchio. È stato un periodo intenso, ricordo tutte le belle persone che ho conosciuto lì, soprattutto quelli della società che mi hanno aiutato tanto in tutto. E a Bilbao, quali sono i tuoi ricordi principali, i tuoi ricordi più belli? Bueno, soprattutto pues bueno, la famiglia che tengo allí. Beh, a Bilbao ho tutto, a cominciare dalla mia famiglia che vive lì, tutti i compagni che ho avuto negli anni dell'Athletic, che sono amici, quasi una seconda famiglia per me. Ho un gran ricordo di tutti loro, soprattutto dei più esperti, che mi hanno sempre aiutato a crescere, ma anche di tutti gli allenatori che ho avuto dalle giovanili in poi, di tutte le persone che hanno lavorato con me quotidianamente, aiutandomi a diventare quello che sono oggi. Los que me han ayudado a crecer y a ser como soy. Ce n'è uno a cui sei rimasto più legato di giocatore o di allenatore? Alguien importante? Sì. Bueno, quizá como jugadores no te podría decir uno así especial, pero sí. Beh, certo, come giocatori farei fatica a indicarne uno solo. Direi i capitani che ho avuto, come Iker Muniain, Oscar De Marcos, anche Raúl García mi ha dato tanto. Tutti mi sono sempre stati molto vicini. Come allenatore ti direi uno che ho avuto nelle giovanili e che è stato molto importante per me. Si chiama Ivan Fuentes, che è stato subito chiaro con me dal primo giorno, mi ha aiutato tantissimo nell'aspetto calcistico come in quello personale. Credo che il mio stile di gioco attuale si basa molto su quello che mi ha insegnato. Come personale, sì, credo che il mio stile di gioco si basa molto, molto in él. Che significa per te la Serie A? Pues para mí es un reto. Juego en la Liga Española. Per me è una sfida, dopo aver giocato il campionato spagnolo, che è molto tecnico, di alta qualità, dove si gioca molto col pallone. Invece mi hanno detto che qui è un calcio più fisico, anche se si gioca sempre di più la palla negli ultimi tempi. Ma penso che le mie condizioni fisiche siano buone e che sono pronto, non vedo l'ora di iniziare. Credo che le mie condizioni fisiche sono buone, che sto preparato e ho molte ganas di iniziare. Qui c'è Deulofeu, che è spagnolo, catalano, sì. È importante per il tuo inserimento nel gruppo che qui ci sia Deulofeu. Desde el primer día, pues eso ya. È stato importante sin dal primo giorno, perché abbiamo subito parlato, mi ha detto che avevamo conoscenze in comune, parliamo sempre, ogni giorno, siamo molto vicini, soprattutto per via del fatto che parliamo la stessa lingua ed è più facile relazionarsi. Questa cosa mi ha aiutato molto.
E De Lofeo, quanto sarà importante per l'Udinese quando rientrerà dall'infortunio? De Lofeo lo conosciamo tutti, ricordo che lo vedevo giocare quando ero piccolo, si vedevano subito tutte le sue grandi qualità. È un ottimo giocatore, quindi sicuramente quando recupererà sarà molto importante per noi, sono convinto che farà la differenza. Lui davvero non vede l'ora di rientrare, noi lo stiamo aspettando a braccia aperte. E che gruppo hai trovato a livello di spogliatoio, di nuovi arrivati? Che gruppo hai trovato? Sì, molto bueno. Sì, ho trovato un gruppo ottimo, a differenza di Bilbao dove eravamo tutti baschi, qui ci sono persone da tutto il mondo, si sentono tante lingue diverse. Al di là di questo ho trovato un gruppo di persone coinvolte, che lavora, che vuole migliorare giorno dopo giorno e soprattutto che vuole vincere. Siamo un ottimo gruppo e cercheremo di fare in campo cose molto buone. Che va a intentare fare cose molto buone. C'è qualcuno di questi giocatori che ti ha colpito per la bravura in campo? Bueno, todavía estoy conociéndolos, pero pues ancora presto, sto imparando a conoscerli ora, ma di certo Nehuen Pérez e Wallace sono giocatori che mi hanno colpito parecchio. Non sono giocatori che occupano il mio ruolo, ma mi piace il calcio, mi piace guardare giocatori con tanta qualità e tanta intensità. Per questo dico che loro mi hanno impressionato tanto. Sì, con intensità pues mi ha impressionato. Tu che tipo di giocatore sei? Sì, bueno, io soy muy trabajador. Sono un giocatore che lavora e si prende responsabilità. Mi piace giocare con le idee chiare in mezzo al campo. Sono abbastanza tecnico e mi piace anche arrivare in zona gol, portare la palla. Cerco spesso la giocata in avanti e porto la pressione alta senza fermarmi mai. Pressionare alto e non parare. E ci sono delle cose in cui devi migliorare ancora? Bueno, pues eso. Sì, certo, ho tutte queste caratteristiche che ti ho appena detto, ma voglio essere più regolare, che tutto questo si veda ogni giorno e che non sia soltanto qualcosa di sporadico. Voglio essere più costante nel mettere in mostra le mie doti. Ecco. Che non si veda sempre, essere costante in tutto ciò che ti ho detto. E cosa pensi di Mister Sottil? Bueno, ahora estamos en fase de conocernos. Siamo alla prima fase di conoscenza anche noi, stiamo entrando nei primi veri allenamenti tattici con lui. Devo dire che mi sta insegnando già tante cose, quando devo stare vicino alla palla, quando più lontano, anche come mettere pressione all'uomo e tanto altro. Come devo pressionare all'ombre e tutto ciò. Lui, Sottil, ieri ha detto che sei un gran bel giocatore, sì. Una bella scoperta di questo ritiro, sei contento? Sì. Sì, mi fa piacere, come è normale che sia, quando l'allenatore che parla bene di te è importante. Ora devo continuare a lavorare per dimostrargli ancora che sono in grado di giocare ogni qualvolta lo riterrà opportuno. D'altronde sono qui per questo, per farmi trovare pronto. E tra l'altro ci sono tanti centrocampisti, tanta concorrenza, sì. Questo ti stimola? Sì, bueno, vengo da un sito. Sì, sono abituato, vengo da un posto dove a centrocampo c'era davvero tanta concorrenza, quindi nulla mi spaventa sotto questo punto di vista. So che è normale che nelle buone squadre ci siano tanti giocatori bravi in ogni posizione che possono giocare. Dovrò essere bravo io a cercare di fare del mio meglio in modo che venga scelto nell'undici titolare. E stare io nell'11. E di Udine città cosa pensi? Muy tranquilla. È una città molto molto tranquilla, ma anche molto molto bella, con bella gente. Mi è subito piaciuta però per la tranquillità, perché a me piace vivere rilassato e questo mi fa bene. Poi c'è il mare a 40 minuti di macchina, la montagna, che io adoro anche. Posso già dire che Udine mi piace tantissimo. Mi gusta molto e encantato, con la città encantato. Da questa stagione cosa ti aspetti dal punto di vista personale e di squadra? No, personalmente... Personalmente mi aspetto di lottare per avere più minuti possibili, per guadagnare un posto da titolare. Voglio fare le cose bene e aiutare la squadra, anche facendo qualche gol, una cosa che mi è mancata tantissimo negli ultimi anni. Per quanto riguarda la squadra, spero che facciamo un grande anno giocando un bel calcio, senza soffrire e vincendo più partite possibile, soprattutto per dimostrare quanto sia importante l'Udinese. E dimostrare lo importante che è l'Udinese. C'è un giocatore a cui ti ispiri, un giocatore che ti è piaciuto, che ti piaceva da bambino? Pues bueno, a mí personalmente, saber quién te puede decir. Non saprei dirti, ci sono tanti giocatori che mi piacciono, come per esempio, non saprei davvero chi dire, mi piace molto Toni Kroos, Luka Modric, così come Sergi Busquets, Pedri anche, insomma giocatori che giocano in mezzo al campo e che gestiscono il pallone molto bene. Nel centro del campo e che tienen il pallone e che juegan muy, muy bien. E l'avversario più forte che hai visto in campo, con cui hai giocato contro? Bueno, te diría che come equipo sicuramente haya sido
il Barça nel Camp Nou. Qui come squadra non ho dubbi, ti dico il Barcellona, il Camp Nou, le due volte che sono andato lì abbiamo perso 4-0. E come giocatore, per quanto ti dicevo prima, Toni Kroos, è sempre difficile da affrontare, non perde mai un pallone, sa essere molto preciso, mi ha sempre impressionato tanto in campo. Perdere un pallone, essere molto preciso, mi sorprendeva. Ultima domanda, un messaggio, cosa vuoi dire ai tifosi dell'Udinese? Nada, que es un placer estar. Ai tifosi dico che è un piacere essere all'Udinese, non vedo l'ora di vederli sugli spalti e dare tutto per loro. Sono davvero felice di questa scelta e grazie davvero di tutto. Encantado y gracias por todo.